passato, diciamo che le feste, la gran parte delle festività natalizie sono passate, noi abbiamo mangiato molto, ci siamo un po', diciamo, abbuffati, insomma, di tanta roba, è arrivato il momento perciò di mettersi o di rimettersi in carreggiata, e lo facciamo qui a Detto Fatto insieme ad una nuova tutor che ci diciamo porrà la sua attenzione su una parte del corpo che di solito utilizziamo per sederci. Guardate cosa dice di sé. Sono una specialista del lato B. Il mio motto è mente sana in corpo sano. Acqua, scarpe e dolci sono le mie ossessioni. Basta, direi, con i giri di parole. Io farei entrare subito qui, in questo studio, la regina del gluteo, Sara Marinaccio. E poi Sara, Sara, ciao! Ma che mito che sei! Sei l'amica che tutte le donne vorrebbero avere a fianco, perché veramente con questo tuo... come mai ti sei... Specializzata nel gluteo, dillo! Nel gluteo, perché? Allora, io nasco come danzatrice professionista e performer, poi divento istruttrice di Pilates e di altre discipline che fondono la danza appunto con altre pratiche dove si lavora tantissimo la tonificazione di questa parte anatomica. Da lì, diciamo, che sono diventata un po' specializzata sull'argomento. Che poi è la parte più difficile, il muscolo secondo me è più difficile da tenere... diciamolo. Che tra l'altro è stata anche la fortuna di moltissimi personaggi dello spettacolo. Io vediamo, ti voglio fare un piccolo indovinello, ti voglio fare un piccolo gioco. Ti faccio vedere dei... fondoschiena, ok, e lui dovrà indovinare a chi appartengono. Iniziamo da questo lato B. Speriamo di indovinare. Vabbè. Allora, ecco. Ma questo è lei, cioè è Jennifer Lopez. Assolutamente sì. Sai che era stata nominata guidata per la sua sinuosità. Lei, diciamo che per il gluteo ha fatto, non dico il suo punto forte, ma... Però ti vorrei far vedere un altro famoso lato B che ha spopolato durante questa ultima estate, insomma nell'estate 2018, uno che, eccolo. Allora, lei è un po' più difficilino. Guarda, ti do un aiutino, se la regia me lo consente. Yes, yes, yes. Ah, eccola, sì. Elettra Lamborghini? Brava! Allora, come dire, anche gli uomini hanno fatto del loro loro fortuna, e io direi di vederne un esempio insieme. Vediamo. Guardare, ecco. Allora, lui mi sembra un calciatore, almeno dall'abbigliamento. Sì. Ha fatto tanto parlare di sé ultimamente. Beh, dico Cristiano Ronaldo. Vediamo. Tra l'altro, se ti posso dire, lui pratica tanto Pilates, oltre ovviamente a vari allenamenti che svolge quotidianamente sul calcio, ma fa tantissimo Pilates. Comunque, parlando di cose serie, io volevo chiederti, è vero che l'esercizio isometrico è quello che fa moltissimo per i nostri glutei? Assolutamente, e infatti oggi lo dimostreremo con gli esercizi che faremo alla sbarra, perché di quello anche si tratta. No, assolutamente, in realtà non sei qui solo per parlare di sederi, ma per avere accanto a noi, cioè avere proprio, dare delle vere e proprie lezioni per mantenere su il nostro lato B. Per ogni lezione che si rispetti ha bisogno della sua allieva. E noi la facciamo entrare, lei è una delle nostre modelle. Valentina, prego! Vieni Valentina! Sei pronta? La prima sessione di allenamento del 2019, insomma, la prima dell'anno. Sono a te la parola, Sara, vai. Allora, oggi lavoreremo non solo sul glutei, ma in generale sulla parte inferiore del corpo, quindi anche sulle gambe, quindi interno ed esterno coscia. Eseguiremo tre esercizi, che sono rolling through the feet, dove andremo a mobilizzare le caviglie, riscaldare bene le gambe, poi faremo dei plié,
con i talloni sollevati, e questo ci aiuterà ancora di più a promuovere la contrazione e la tonificazione del nostro gluteo. E per finire faremo tutta una serie di arabesque alla sbarra, con due mani alla sbarra. Domanda: di solito questa è una sbarra che noi solitamente vediamo nelle scuole di danza, ma se a casa non dovessimo avere la sbarra, che cosa possiamo utilizzare in alternativa? Semplice, basta prendere una sedia, l'importante è che lo schienale sia più o meno altezza della nostra vita. E allora Sara, vediamo il primo dei tuoi esercizi da fare per rassodare i glutei. Qual è la posizione da assumere? Allora, iniziamo subito in prima posizione, però una prima posizione non forzata. Esatto. Da qui il primo rolling through the feet, quindi come dicevo, piego, porto sui talloni, stendo le ginocchia e vado giù con i talloni. Questo serve per mobilizzare le caviglie e per riscaldare bene tutta la muscolatura delle gambe. Il secondo esercizio che andremo a fare, vale, è un relevé, ma con un plié con il relevé più basso, talloni unitissimi, plié e stendo, ok? Per finire, invece, andremo con due braccia di fronte alla sbarra, la schiena dritta, allontana leggermente, esatto, il busto e il bacino, allungo la gamba dietro e devo fare tutta una serie di arabesche alla sbarra. E vedi come sentirà il lavoro del gluteo. Possiamo dare il via alla sezione? Certo! E allora, regia, via con la musica! Prontissimo! Bene, partiamo su! Piego le ginocchia sui talloni, relevé alto e ritorno giù, lentamente, piego, su e ritorno, veloce, pronta? 6 e 8, e plié, su, giusto, mi raccomando, mantieni la schiena dritta, le spalle aperte e gli addominali tenuti. Ok, andiamo al secondo esercizio, plié con un relevé più basso, i talloni uniti. Piego le ginocchia e stringo. Ok, come dicevo prima, il fatto di mantenere i talloni sollevati uniti ci aiuterà a contrarre maggiormente il gluteo. Lo senti, Vale? Brucia. Ecco qua. Andiamo avanti e vado. 2, 3 e su. Aggiungo il braccio. 1, 2, 3, su. Ancora. 2, 3 e su. Bene, andiamo adesso per la nostra serie di arabesque. Quindi due mani alla sbarra, allontano leggermente il bacino, brava, schiena dritta, addominali tenuti, allungo la gamba dietro e vado su e giù con la gamba tesissima, giusto, mi raccomando, faccia attenzione a far partire il movimento solo ed esclusivamente dal gluteo, quindi non c'è da sforzare la parte bassa della schiena, su e giù, giusto. Stessa cosa da lì, incrocio e su, incrocio, su, incrocio e per finire, plié, stendo, plié e su, giusto? E vedrete che glutei per il 2019! Bravissima! Grandi, siete state bravissime, vediamo adesso però una grafica perché voglio capire insieme a te, Sara, quante ripetizioni bisogna fare per ogni esercizio. Esatto. Allora iniziamo dal primo, che era rolling through the feet. Esatto. 4 ripetizioni lente più 8 ripetizioni veloci, mentre per quel che riguarda il plié in prima posizione con i talloni uniti abbiamo bisogno di fare 8 plié semplici più 4 plié con cambio ritmo. Bravissima. Vediamo invece per l'arabesque, tu hai detto di fare 8 ripetizioni, sì, semplici, 8 ripetute con incrocio, esatto, e 8 ripetute piegando e stendendo le ginocchia. Naturalmente arabesque sia a destra che a sinistra, eh? Oggi abbiamo fatto ovviamente solo una gamba, ma ricordate che abbiamo due. Ovviamente le dobbiamo utilizzare tutte e due, altrimenti poi una parte di gluteo sarà bella sola e l'altra. Diciamo che dobbiamo trovare un equilibrio. Valentina, vieni pure qua, com'è andata questa sezione? Muy bien, mi sento già più strong. Bene. Allora io voglio fare una domanda anche a te, Valentina. Vediamo se riconosci questo sederino. Per niente Bolle? Muscoloso, tra l'altro, devo dire. Niente lui. Roberto Bolle? Vediamo se è Roberto Bolle. Olè! E direi che stiamo parlando di uno dei ballerini più famosi al mondo, Sara. Si sarà allenato tanto, Roberto, no? Direi di sì, nel senso, si è allenato non tanto, tantissimo.
Dopodiché, ragazzi, no, madre natura fa anche il suo, Però avete visto che comunque con un allenamento adeguato, tipo quello che abbiamo fatto noi oggi, si lavora tantissimo sulla tonificazione di questa parte. In più, se posso aggiungere, si lavora tantissimo anche sulla fluidità del gesto e sulla correttezza del movimento, perché nella danza non è solo importante eseguire il movimento, ma eseguirlo correttamente. E per farlo ci vuole concentrazione. Concentrazione. Quindi Sara, testa e corpo. Testa e corpo, però io li voglio utilizzare anche quando sono in ufficio o comunque sono durante la mia routine quotidiana, in un momento di pausa, se io magari non ho il tempo di andare in palestra o comunque di fare questo dia, se dovessi approfittare del momento, che cosa potrei fare? Allora, per esempio, io oggi farei vedere degli esercizi di stretching o di allungamento. Sì. Ho parlato di tonificazione, ma non dimentichiamoci l'importanza dello stretching e dell'allungamento. Sono in ufficio, quindi seduta, mi basta una sedia, di fronte alla scrivania, andiamo a strecciare, quindi oggi abbiamo parlato di gluteo e gambe. Da qui basta solo incrociare la destra sulla sinistra, ginocchio ben aperto verso l'esterno, già qui tira. Se voglio sentire maggiormente un po' di allungamento, mi fletto in avanti, ok? Questo per allungare la schiena? No, gluteo. Sempre il gluteo. Poi, altra posizione, incrocio, porto il ginocchio verso il mio petto, vado in torsione, qui c'è anche una bella torsione della colonna, oltre sempre all'allungamento del gluteo. Per finire, in piedi, per allungare anche la parte posteriore delle gambe, flettiamo il busto in avanti, semplicemente flettiamo un ginocchio alla volta, ok? Si sente bene l'allungamento della parte posteriore delle gambe. Fletto tutte e due le ginocchia, vengo su piano piano e il gioco è fatto. Allora ragazze, io non posso far altro che ringraziarvi, perché poi tra l'altro, no, come si dice in gergo, è una parte del corpo che porta fortuna, porta buono, quindi grazie alla nostra Sara. Intanto vediamo una grafica riassuntiva per i movimenti da fare come stretching per i glutei. Abbiamo bisogno di non fare movimenti a elastico, sì, di tenere la posizione almeno per 20-30 secondi e di respirare profondamente, in modo che tutto si distenda. È fondamentale, fondamentale. Grazie, grazie a te Sara, ci vediamo al prossimo tutorial. Valentina, grazie per esserti prestata e noi grazie, ti aspettiamo qui per le prossime sfilate. Ciao, ciao.